Intercosmetics Milano. Caratteristiche dei vari brand che ne hanno determinato il successo, sono tre, avranno sicuramente i loro must. Sì, iniziamo col marchio Rewell, che praticamente è un marchio studiato esclusivamente per il professionista, quindi per il parrucchiere, con una gamma molto ampia di prodotti che può andare a sopperire a tutte le esigenze del parrucchiere e del professionista. E il marchio Envier è un marchio che si è collocato anche egli nel settore del professionale, il quale però ha una particolarità di essere anche molto accattivante nella sua presentazione per l'utilizzatore finale, quindi sia utilizzato nel professionale, molto ricercato anche per l'utilizzatore finale. Estremo invece un marchio più giovane, quindi un packaging diverso, adatto principalmente per i giovani e più legato alle acconciature estreme, magari anche quei colori un po' crazy particolari. Qua al Cosmo per l'anno scorso abbiamo presentato il progetto Vegan, quindi una linea completamente formulata con una tecnologia green che abbiamo certificato e dei quali abbiamo ottenuto il permesso dall'ente Vegan OK per poter apporre sui nostri prodotti il marchio originale Vegan OK. La linea ha avuto un grande successo nell'arco del 2017, quest'anno abbiamo allargato la gamma e abbiamo completata nel suo insieme per tutto quello che sono i trattamenti rivolti sia alla cute che al capello. C'è una novità per quanto riguarda il 2018 nel mondo dell'Hair Cosmetics, esattamente cosa? Una linea di colori nuova, con una tecnologia Bioplex, quindi una tecnologia di alta protezione del capello durante il trattamento di colorazione, questo per dare al professionista la sicurezza di lavorare senza nessun tipo di problemi su qualsiasi tipo di cute, su qualsiasi tipo di capello, ottenendo il massimo risultato per la cliente. Quindi sicurezza nel lavoro, capelli ottimali, ottimi riflessi, ottimi colori. E questo è il prodotto che abbiamo lanciato quest'anno qua in questo Cosmoprof e nonostante i primi due giorni direi che veramente è stato l'articolo novità della fiera. Il futuro, quindi prossimo dell'azienda, cosa vede? Investimenti che continuano a essere fatti sia sotto l'aspetto della location, così come sotto l'aspetto della ricerca e sviluppo, che è sempre stato uno dei nostri fiori all'occhiello per dare sempre le novità più salienti al mercato.